Noi, quello che posso dire è che personalmente sono abbastanza pervicace, è questo le posso dire, va bene? A un mese dal secondo anniversario della scomparsa di Mimì Manzo, il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, anche se non preferisce sbilanciarsi visto l'inchiesta ancora viva, assicura che gli inquirenti proseguiranno le indagini per accertare la verità sulla fine del muratore di Prata sparito l'8 gennaio del 2021. I carabinieri, dopo aver ispezionato pozzi, tombini e corsi d'acqua nella zona ridosso della Basilica dell'Annunziata e dove sorge l'impianto di depurazione con l'ausilio dei sommozzatori del nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sono in attesa di una strumentazione specifica per andare avanti con l'operazione di ricerca in profondità. I familiari di Mimì hanno anche invitato la procura a ispezionare un casolare abbandonato tra Prata e Prato la Serra in una fitta boscaglia che aggredisce rudere. Infatti c'è un pozzo che potrebbe nascondere misteri inquietanti. Intanto interviene l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope, l'esperto legale punta di diamante di chi l'ha visto le trasmissioni di Missing e di inchiesta sui network, che difende Lucia e Mena Manzo, sorelle di Mimì. Noi pensiamo e ci auguriamo che comunque il materiale ad oggi raccolto dalla procura possa di per sé essere idoneo a poter comunque in ogni caso arrivare ad una chiusura delle indagini e non ad una archiviazione, qualora queste ricerche dei resti di Mimì non dovessero portare a risultati utili, anche perché non sarebbe la prima volta, ma questo lo sappiamo sia noi di Penelope che ancora di più gli investigatori della procura, pensa di poter istruire un processo senza il ritrovamento del cadavere, anche perché dopo 2 anni un cadavere, anche se viene ritrovato, non sempre parla, perché sono dei resti cadaverici che possono non dire nulla. Certo, il ritrovamento in una posizione particolare potrebbe poi far arrivare a delle prove logiche diverse, però io mi auguro che anche senza il ritrovamento del cadavere, come è successo nel caso di Roberta Ragusa, come è successo nel caso di Guerrina Piscaglia, come è successo nel caso della povera Samane, il cui cadavere è stato ritrovato dopo che è iniziato un processo, la procura di Avellino abbia raccolto materiale tale da poter pensare di poter chiudere le indagini quanto prima e poter iniziare un percorso anche senza ulteriori acquisizioni di prove.